Questo messaggio proviene dal futuro, cioè io ho già finito la sessione di gioco presente in questo video e sto aggiungendo questo messaggio in post-produzione per chiarire una cosa. In pratica, in questo video ho iniziato la campagna per il trono della Dacia e tagliando corto è un po' noiosetta, dunque ho deciso di interromperla. In compenso ho dato un'occhiata alla campagna gallica e mi è sembrata molto più appetibile, quindi quasi certamente la farò e la porterò sul canale. In ogni caso, sia che la farò o non la farò, questa oretta nell'avventura della Dacia è stata simpatica a modo suo, quindi la carico lo stesso. E buongiorno, il mio nickname è Qualcuno e oggi inizierò a giocare ad Imperium, la guerra gallica. E se vi va, insomma, potete accompagnarmi nella impresa. Dunque, io ho già fatto un let's play su Imperium, le guerre puniche e le grandi battaglie di Roma, ma non ho mai giocato a questo. Quindi lo dico fin da subito, se mi vedrete fare delle scelte strategiche del cavolo, il motivo è questo. Comunque, so che questo Imperium fu il primo ad uscire e in teoria dovrebbero esserci solo due fazioni, i Romani e i Galli. Quindi suppongo le battaglie saranno più semplici rispetto ad Imperium, le guerre puniche e figuriamoci poi le grandi battaglie di Roma dove c'erano otto fazioni. Però ripeto, non ne ho idea perché non ci ho mai giocato, quindi chi lo sa. Comunque, prima ho dato uno sguardo alle modalità di gioco per insomma capire cosa mi aspettava. Niente, anche qui al solito apprendistato, multiplayer, la strategia, qui uno può mettere la mappa, bla bla bla, l'ho già parlato negli altri Imperium. Per quanto riguarda l'avventura, ho visto che ci sono quattro modalità, se escludiamo l'apprendistato ovviamente, e da quello che ho capito una è dedicata ai Galli, l'altra è dedicata ai Romani. Questi due titoli, difensori e invasori, mi hanno un po' catturato, quindi ho capito subito dalle descrizioni che non erano roba normale, quindi li ho provati. E adesso, prima di cominciare le due campagne principali, per chi conosce il gioco o per chi non lo conosce, mostrerò brevemente queste due modalità. Partendo da difensori, il tuo gruppo è stato destinato dalla divinità a proteggere la sacra collina dalle orde barbariche. Alla fine di ogni giorno ti sarà concesso un desiderio per aiutarti nel tuo compito. Quanto a lungo potrai resistere? In pratica, in questa modalità, mando avanti perché è giusto per mostrarla. Settimana 1, giorno 1. In pratica, uno sta in questa collinetta, delimitata da queste pietre, con un numero di soldati iniziali X, e deve resistere ogni giorno. Vedete qui, settimana 1, giorno 1. Deve resistere all'ondata dei nemici. E ogni volta che si sopravvive un giorno ci sono dei bonus, tipo ti danno nuove unità, nuove cose. Potrebbe essere una modalità simpatica da fare fuori camera, insomma, come passatempo, come sfida personale. Ah, vediamo quanto a lungo riesco a resistere. Ovviamente uno dovrebbe farlo con un certo criterio e strategia. Io qua non l'ho neanche usati i personaggi proprio a caso. Potrebbe essere simpatica come cosa da fare. Vedete, alla fine di ogni giorno c'è una ricompensa. Però niente, per il let's play non lo farò. L'altra modalità è questa qui, invasori. I nemici continuano a presentarsi attacco dopo attacco, la stanchezza ti fa sparare sempre più lentamente. A quanti attacchi sarai in grado di resistere prima di soccombere? E in pratica questa modalità è una figaggine estrema, perché è un richiamo del gioco, beh, di una serie di giochi, ma principalmente il gioco Space Invaders. Vedete questa formazione di arcieri galli? Ormai l'ho tipo l'ho smantellata, ma vabbè, sta cosa ovviamente la potete capire solo se conoscete il gioco Space Invaders, che fu uno dei primi, credo, giochi arcade. E niente, anche questa modalità simpatica, strana ovviamente vedere questo arciere teutonico che lancia i raggi della morte cosmici. Quindi roba simpatica, ma anche questa non mi sembra roba da let's play. Quindi, finito quest'intro, vediamo il trono di Dacia e Imperium Aventura. Tra
Terzo secolo d.C., Roma contempla lo splendore della Dacia, una delle province più fiorenti dell'impero, una terra troppo invitante per uomini avidi di potere, un labirinto di cospirazioni che porta all'omicidio del governatore Caio Agrippa. Suo figlio Fabio è condannato alle galere, nella solitudine della sua prigionia giura vendetta. Qui devo confessare una cosa. Terzo secolo d.C., Dacia, Caio Agrippa, Fabio, non ne ho idea, è uno di quei momenti storici di cui non so nulla, o almeno non mi sovviene nulla. La mia professoressa mi ammazzerebbe in questo momento, ma ci posso fare nulla. E questa sicuramente è dedicata ai romani. L'altra invece, i teutoni hanno invaso la Gallia, avidi di sangue e distruzione, saccheggeranno Cormaris, saccheggiano Cormaris eliminando gli abitanti, solo l'Arax è sopravvissuta e grida vendetta, quindi questa sicuramente per i Galli. Direi di cominciare da quella dei Romani, tanto non credo ci sia differenza. Difficoltà normale perché non l'ho mai fatta, ripeto, quindi non so, magari con difficile potrebbero esserci delle sorprese spiacevoli. Tanto sono qui per passare il tempo e divertirmi, non sono qui per mostrare i muscoli. Ah, quanto so figo, l'ho fatta difficile la prima volta. Quindi via verso nuove avventure. La nave è affondata in quel punto. Vediamo se è rimasto qualche superstite. Ok, cioè così non ci sono i. Io ero abituato ai filmatini di Imperium, le guerre puniche, le grandi battaglie di Roma, erano troppo belli. Però ripeto, questo è il precursore, fu il primo Imperium ad uscire. Quindi suppongo di dovermi aspettare meccaniche più grezze, quindi anche per i filmati, non lo so, vedremo. Per anni e anni ho vissuto una vita comoda nella città di Apollonia, capitale della Dacia, provincia della quale io ero erede. Un giorno mi svegliarono all'improvviso. Mi portarono alle galere mentre Cecilio Metello usurpava il trono di mio padre e diventava governatore della Dacia. Questo nome mi dice qualcosa, Cecilio Metello, ma non ne ho idea. Ripeto, due in storia questo giro perché nulla. Ma va avanti tutto il Ora tempo. che sono libero, giuro sulla mia vita che troverò il modo di tornare in Dacia e di occupare il posto di governatore che mi spetta. Sì, ma non ho capito, questo si sta passeggiando il litorale, tipo assorto dai mille pensieri. Ma poi perché c'ha? È un contadino, c'ha l'icona del contadino. Qui ci sono delle impronte. Un superstite. Sicuramente si sarà diretto al villaggio. Abbiamo ricevuto ordini di eliminare tutti i sopravvissuti. Maledetti mercenari, perché mai mi vorranno vedere morto? Sì, la mia domanda è lui come fa a sapere? Cioè, ok. Mi nasconderò tra i cespugli e aspetterò che passino. Se mi scoprono, è finita. Oh, aspetta. Dov'è? Pausa. Ok, pausa era qua. Di rimanere qui nascosto finché non sarà passato il pericolo, questi mercenari prima o poi abbandoneranno le ricerche. Partita salvata. Quindi volete farmi credere che questo omuncolo da qui ha spiato la loro conversazione? Tipo questi a cavallo, tipo non l'hanno notato, va bene. Ok, quindi devo rimanere qui. Scusate, cominciamo salvando. Dacia. Non ne ho idea, quindi la chiamo così e basta per ora. Visto che ho appena salvato. Sono pronto. Sì, mio signore. Dai. Eccolo qui. Avanti. Sì. Vai. Perfetto. Non ho perso. Ah, ok. La morte ti ha impedito di reclamare il trono. Che bella st'immagine. Niente, non ho potuto resistere alla tentazione di fare. Non so, volevo vedere cosa sarebbe successo. Adesso fermo non. Wow! Aspetta, che sta succedendo? Ok, comunque questo qui licenziatelo perché è cieco totale, mandatelo in pensione.
Questi sono galli. E si stanno scazzando con loro. Qua c'è un altro romano, però è giallo. Perché questi comunque sono mercenari. Anche se sono i Liberatus e quei cavalieri teutonici. Gli obiettivi sono cambiati. Questa gente non sembra amare troppi mercenari. Non sarebbe una cattiva idea quella di chiedere aiuto a qualcuno. Ma devi agire con prudenza. Ok, qualcuno che chieda aiuto a qualcuno. Sì, mio signore. Pavonius. Porca miseria, questo era il generale onnipresente nelle grandi battaglie di Roma. Tutti gli eroi tipo nella storia è Pavonius. Anche le guerre puniche, mi pare. Ci sono altri romani, solo che sono di colore giallo, come i galli. Non ha senso sta cosa. Che per ora non mi hanno ammazzato, questa è già una conquista. Immediatamente. Woodwater. Livello 50, cazzo. Quest'uomo manca una spada, una cosa, niente. Immediatamente. Scusi, saprebbe dirmi come raggiungere la capitale della Dacia? Cosa ci fa un contadino come te da queste parti? Sai, in Dacia uccidono gli schiavi che scappano. Perché quest'uomo ha la voce tipo di un gremlins, scusatemi? Come osi lurido barbaro? Sì, certo. E magari non mi ammazza se gli dico una cosa del genere. Io che sto tipo in gonnellino e pigiamino. Questo c'ha la megascia dorata di Zeus e Thor fusa assieme. Io come osi lurido barbaro? Non sono uno schiavo e quindi lo sai già. Che vuol dire? Ah, riferita a questa frase che uccidono, va bene. Per favore non mi fai del male. Non mi faccia del male. Già una cosa sottomessa. Direi che la risposta migliore è non sono uno schiavo. Così non gli sto offendendo la madre. Quindi non gli sto dando motivi per uccidermi. Però sto prendendo la mia posizione. Non sono uno schiavo. Ora capisco perché non lasciano entrare in Dacia gente come te. No, aspetta. No. Se avessi una spada ti farei vedere come ci si comporta con la gente del mio lignaggio. Sì, va bene, io non intendevo questo, intendevo non sono uno schiavo, punto. No, non sono uno schiavo, vaffanculo, bla bla bla. E vabbè, ora m'ammazza. Guarda un po', il ragazzo ha del carattere. Bene, bene, mi piaci, anche se dovresti controllarti un po'. Tutti sanno che un gruppo di mercenari sono stati mandati al lago. Penso di sapere cosa cercano. Grazie al cielo l'ha presa bene sto tipo. E quindi vuoi andare in Dacia, eh? Non sarà facile. Tanto per cominciare, sono stato sincero con te. Solo i cittadini romani possono accedervi liberamente. Anche gli schiavi possono farlo, ma solo su vigilanza. Non c'è dubbio. Non è certo il modo migliore di entrare in una città. Ma io sono un cittadino romano. Mi devono lasciare entrare. È più difficile di quanto sembri. Se vuoi, puoi cercare di arrivare fino alla Dacia. Ma presto ti accorgerai che non è facile evitare le truppe romane. No, c'è solo un modo per entrare. Ti devi trasformare in cittadino romano. Trasformare. Il sistema più veloce per farlo è arruolarsi nell'esercito. I soldati vengono spesso da queste parti in cerca di reclute. Se è l'unica via di salvezza lo farò. Sarà meglio che me ne vada subito. Aspetta, non ti puoi presentare in queste condizioni. Un guerriero che si rispetti ti considererebbe pronto per l'esercito vestito da contadino e senza un'arma? Prendi, impugna questa. E ricorda che se hai bisogno di aiuto, non esitare a chiedermelo, d'accordo? Sì, ok, questo tipo mi ha proprio preso a simpatia, mi ha adottato. Fabio Agrippa. Pausa. Mentre ascolto sta musichettina. Potrai avere accesso ad Apollonia, la capitale della Dacia, solo se acquisisci la cittadinanza romana. Ma se riveli la tua identità, il governatore della città ti farà uccidere. Quindi non ti resta altra scelta che arruolarti nell'esercito. Parla con i responsabili del reclutamento.
Domando se sta storia è vera. Cioè, davvero questo Fabio Agrippa fece sta storiella qua. Per sfuggire al governatore che lo voleva ammazzare. E niente, andiamo ad arruolarci. Cioè, in teoria per ora io sarei un guerriero gallico. Provo ad arruolarmi nell'esercito romano, via. Arruolatevi nell'esercito, andate a conoscere il mondo. Unitevi alle vittoriose legioni di Roma e trasformatevi in veri uomini. Se darete prova del vostro valore, potrete crescere e conoscere la gloria. Cos'altro potrebbe chiedere un soldato? Sì, a parte che questo è lo stesso doppiatore di prima, tipo, ma sorvoliamo? Ok, sì, vai, tutti, Roma magica, dai, andiamo. Si va in gita. E quindi, cosa dite? Ha ha ha, ho uno zio nel senato e fa male. Oh mio dio. Oh, mi uccide male sta cosa. La tentazione che... No, fuck it, io lo faccio, dai. Spero che non sia niente di pericoloso. Non mi piace il pericolo. Mi provoca. Oddio, vado a arruolarmi all'esercito. Ah, ma è pericoloso. No, oddio. Perfetto. Vedo che siete in vari a volervi arruolare. Sì, va bene. Purtroppo mi hanno ordinato di sceglierne solo uno. Per questo motivo, ognuno di voi dovrà superare tre prove. La prova di intelligenza, quella di velocità e quella di forza. Sì, allora innanzitutto che non capisco perché quell'uomo non mi ha mandato via a calci nel sedere, perché... che ho detto una cazzata. Vabbè, lasciamo stare. Ma poi scusami, che vuol dire mi hanno ordinato di sceglierne solo uno? Cioè, quest'uomo è uscito per reclutare un soldato? Così? Cioè, averne tre gli fa schifo? Ma quale esercito? Che è sta storia? Però vabbè, dobbiamo dimostrare che siamo i più fighi dei fighi. Vabbè, intelligenza, velocità e forza, va bene. Iniziamo da te. La prova di intelligenza è molto facile. Rispondi a questa domanda e otterrai qualcosa che ti aiuterà nelle prove successive. Sì, ok. Ascolta attentamente. Sì, certo. Innanzitutto, cioè, io prima ti ho detto una cazzata e tu ancora non mi hai scacciato. Quindi secondo me, fra me e te, già tu sei scemo. Quindi fammi sta domanda, sono curioso. Un uomo può portare 20 frecce. No, aspetta, matematica no. Per un lupo 3, per un cervo 5. No, aspetta. Momento di prendere carta e penna, aspetta. Allora, 23 di mortacci sua. Ti frega, sono venuto a arruolarmi, questo mi tira fuori gli indovine, ma che cazzo. Un orso... Io non ci credo che sto scrivendo sta cosa. Un orso uguale 5 frecce. Non so se ridere o piangere. Un lupo 3. Un lupo uguale 3. Cervo 5. Un cervo uguale 5, va bene? Sì. E ora ti ordino di recarti nel bosco e trovi 7 lupi e 3 orsi che si battono per un cervo. Quanti animali potresti uccidere con le frecce che ti ho dato? Allora, 7 lupi, 3 orsi che si battono per un cervo. Oh, ma sta cosa comunque è geniale, eh? Dico, metodi di reclutamento estremi. Quanti animali potresti uccidere con le frecce che ti ho dato? Adesso io metto io qua con lo schemino. Io ho 20 frecce. Ovviamente devo cercare di ammazzare le cose che ne consumano di meno. Siccome per l'orso e per il cervo ce ne vogliono entrambi 5, a meno che io non ho scritto male. Oddio, questo è un 5. Oddio, come cazzo ho scritto? Porca troia, dimmi che è un 5. Facciamo che è un 5. Quindi il lupo è quello che ne consuma di meno. Non ne posso ammazzare... Quanti animali potessi uccidere con le frecce che ti ho dato? Ah, tra quelle risposte ucciderebbero me nessuno. Uno il cervo è una cazzata, ovviamente. Perché io ne ho 20. Un orso e 5 lupi. Lupi sono 5. No, aspetta. Lupi sono 3. Quindi 5 lupi sarebbero... 3 per 5, 15 frecce. Più un orso che sarebbe 5, cioè un totale di 20. Quindi per forza di cose è questa, perché tre orsi no, cioè no, è impossibile. Ok, easy. No, no, no. Che cazzo? Beh, non
farti preoccupare. Non era una prova molto importante. Ma siamo alla prossima. Vabbè. Ma io non ci credo. No, vabbè, voglio dare la colpa al pezzo di carta. Devo aver scritto qualcosa sbagliato perché... vabbè. Fanculo agli orsi. A ovest c'è un tronco d'albero con una cintura magica. Devi prendere la cintura e tornare qui. Fai attenzione perché le guardie e gli arcieri hanno ricevuto ordine di attaccare. Se preferisci desistere, non devi far altro che dirmelo. Io ancora sto pensando a questo che... fa st'indovinello, sbaglio. Dice, vabbè, no... vabbè, non è importante se sei scemo, ti arruoliamo lo stesso. Ai ai ai, a ovest c'è un tronco, la cintura magica. Va bene, attenzione alle guardie e gli arcieri, bla bla bla. Ok, andiamo a morire, dai. Vincere o morire? Mi sa che moriremo. Dai, già. Che risuonino gli scudi. Che risuonino gli scudi. Oddio. Oh, ma che speed c'hanno? Vincere o morire. Oh, ma por... Raga, oh, sto gioco inizia male. Per tutta tis. Immagina se mettevo difficoltà difficile. Altro che orsi, cervi. Per tutta tis. Quindi io devo aggirare le guardie. La mia spada è al tuo servizio. Devo trovare il... sì, vabbè, da dove mi hanno avvistato? Porca miseria, non c'è proprio margine di errore. Per tutta tis. Allora, visto che questi mi avvistano tipo... come ordini? Per dalla fine del cosmo. La mia spada è al tuo servizio. Che risuonino gli scudi. Tipo ora dovrei poter passare. Per tutta tis. Vincere o morire. Per tutta tis. Vincere o morire. La mia spada presa, è al tuo ora servizio. Proseguo di qua. No, 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 da dove cazzo siete arrivati? Come ordini? La mia spada è al tuo servizio. Vabbè, oh! Ci metto un po' a capire che sono morto il gioco. Ecco. Per tutta tis. La mia spada è al tuo servizio. Che risuonino gli scudi. Per tutta tis. Come ordini. Per tutta tis. Come ordini. La mia domanda è, chissà se all'epoca i romani facevano davvero tutti sti quiz per queste prove da boy scout servizio. Campestri. Per arruolare i soldati. Vincere o morire. Vincere o morire. Che risuonino gli scudi. Che risuonino gli scudi. Oh. Oh. Tutatis. Eccellente. Solo un'altra prova e sapremo chi di voi sarà legionario. La prova della forza. Ma poi non ho capito. L'indovinello da tipo chi vuole essere milionario lo hanno fatto solo a me. La cintura a morire 36 volte per prenderla... ci sono andato solo io. Adesso la terza prova e pure loro avranno la possibilità. Non è onesto sto discorso. La prova è molto semplice. Sì. Solo uno come di gli orsi e i lupi. Sarà l'eletto. Colui che resterà in piedi farà parte delle truppe di Roma. Ricordate, l'esercito non è un posto per deboli. Quindi, lottate senza pietà. Ora dovrei solo battere i tuoi... Oh, aspetta, ma io stavo leggendo. Vabbè, io faccio il furbo, picchiategli fra di voi. La mia spada è al tuo servizio. Che risuonino gli scudi. Vincere o morire. Per tutta tis. E ferma la tua sete di sangue. Sii furbo. La mia spada è al tuo servizio. Hai rotto, ti metti in pattuglia qua. Gli scudi. Ah, ok, adesso possiamo picchiarci, non ti preoccupare. Ah, ma si è... si è rigenerato. Oddio. Ma questo è il livello 8. Non posso vincere. Non può vincere nessuno di noi due. Ragazzi, questo gioco è molto più difficile di quanto credessi. Cosa dovrei fare per... ma questo era livello 8 anche prima? Oh, curami! Perché cura lui? Di solito le fontane curavano l'unità con meno vita.
risuonino gli scudi. Vincere o morire. Dovrei fare? Che risuonino gli scudi. Per tutta Tis. Che risuonino gli scudi. La mia spada. Raga, speranza è mettermi tipo qui. No. Vincere o morire. Come ordini. Per tutta Tis. Come ordini. No, che ancora no. No. Ecco, sì. No. Ce l'ho fatta? E questa è la vera prova di intelligenza. Mi sono messo proprio al bordo della fontana. Così io posso venire curato e lui no. Questa è intelligenza. Impara, Pavonius. Te, gli orsi, le frecce, infilate nel lupo le frecce. Bam, la grippa. Io per sta genialata a sto tipo... Legionario, ora sei un soldato di Roma. No, legionario no. Non lo dimenticare mai. Ora recati all'accampamento di Azia. Io ho letto Azia. Campamento dei miti. Oh, che cazzo. Vabbè, sono diventato legionario. Altro che legionario dopo sta genialata, tipo imperatore romano dovevano farmi. Ma dov'è l'accampamento di mia zia, scusami. Vabbè, sei legionario, vai all'accampamento, boom, va, esplora, trovalo da solo l'accampamento. Appena diventerò qualcuno, sto tipo l'ho licenziato. Pavonius. Sempre pronto. Sempre pronto, mi fa piacere, ma io dove cacchio devo andare? Devi presentare subito al forte di Azio. O penseranno che abbia disertato. Minchia. Cosa rigida. Sarà mica qui perché è tipo illuminato. Vinceremo la battaglia. Le guardie sono ancora lì a pattugliare o... Sempre pronto. Non so dov'è sto forte, quindi boh, esploriamo. Per Apollo, vinceremo la battaglia. Proveranno il filo della mia spada. Per Apollo, sempre pronto. Lottare e vincere. Per Apollo, sempre pronto. Vinceremo la battaglia. Poi così un pilastro qua, tipo nel nulla, così. Lottare e vincere. Amici o nemici? Oh, la nuova recluta! Recati immediatamente al forte di Azia! Sì, mi sai dire dov'è? Per Apollo! Proveranno il filo della mia spada. Vinceremo la battaglia! Sempre pronto! Vinceremo la battaglia! Ma non potevo trasformarmi in un cavaliere, così almeno a cavallo sarei andato più veloce. Proveranno il filo della mia spada. Era buongiorno. Vinceremo la battaglia. Lottare e vincere. Mi domando se è un bug sta cosa che non ti dice dove devi andare. Magari a logica bisogna andare qui perché è illuminato. Però anche è vero che questa è la fine della mappa e non c'è niente. Non c'è un forte, quindi non capisco. Idra. Proveranno il filo della spada. Lottare e vincere. Sempre pronto. Scusi, buon uomo Calenus. Cosa vuoi, soldato? Dove si trova Azia? Ti sembra forse una guida? Fuori dalla mia vista, subito. Ma vaffanculo. Cosa vuoi, soldato? No, questa è Idra. Può sapere che diamine succede ai soldati ultimamente? Non fanno altro che perdersi. Vabbè. Cosa vuoi, soldati? Ai suoi ordini, signore? No. Non mi disturbare, soldato. Ho molto da fare. Sì, lo capisco. Non vorrei che tipo seguendo questo tipo...
non lo so. Cioè, io devo andare da tutt'altra parte. Non è posso imbarcarmi con questo. Ah, sì, sono i suoi ordini. Andiamo a farci la scampagnata nei boschi. Che ne so io questo che progetti c'ha. Però proviamo. Magari uno deve parlare per forza con lui, così si sblocca. Ai suoi ordini, signore. Non sto aspettando nuove regole. Vabbè, allora sei scemo. Non mi disturbare. Questo fanno schifo, nuove reclute. Licenziato pure lui. E niente. Continua l'avventura alle passeggiate nei boschi. Vinceremo la battaglia. Sempre pronto. Proveranno il filo della mia spada. L'interfaccia comunque è identica a Imperium Le Guerre Puniche. Sempre pronto. Oh, ma quanto devo camminare? Proveranno il filo della mia spada. Azia, sempre pronto. Sì? Ai suoi ordini, signore. Finalmente! Si presenti immediatamente al cospetto di Cornelio, soldato. Lo troverà presso la tenda più grande dell'accampamento nord. Anzi, questo tipo mi dà del lei. Addirittura, mi sento onorato. Burrus? Arruolano gente con questi nomi? Wow. Per Apollo. Proprio scaduto l'esercito romano. Riferigli che sei pronto per il servizio. Proveranno il filo della mia spada. Ah, ecco, questo mi ha dato indicazioni geografiche. Promosso, Burrus promosso. Per Apollo. Scusa se ho deriso il tuo nome. Oddio, è sparito. Ah, sì. Vinceremo la battaglia. Perché comunque siamo in fazioni diverse. Cioè, io sono con i romani, ma non sono davvero con i romani. Cioè, mi sto alleando temporaneamente per i miei scopi. Quindi loro sono blu, ma io sono rosso. Quindi non abbiamo la visuale condivisa. Questa cosa la devo tenere a sempre mente. Sempre pronto. Vinceremo la battaglia. Sempre pronto. Finalmente, era ora che apparissi. Che apparissi. Tardi, ti avremmo dichiarato disertore. Unisciti immediatamente alle fila. Sì, allora, uno vaffanculo, perché nessuno mi ha detto dove cacchio stava sto forte, sono dovuto arrivare così alla cieca. Due, apparissi, che cacchio so, lo spirito. Che è, ginnastica, che dobbiamo fare? E ora ascoltatemi bene, reclute. Non so a cosa vi dedicavate prima di arruolarvi nell'esercito, ma per sopravvivere qui dovrete seguire delle regole. Se obbedirete agli ordini e servirete bene Roma, sarete ricompensati. Gli ordini sono questi. Abbiamo scoperto un pericoloso gruppo di banditi nella zona. Li dovete trovare ed eliminare il prima possibile. Ricordate, non vogliamo eroi. Se siete in pericolo, tornate qui a curare le vostre ferite. E ora, in marcia! Sì, signor capitano. Proveranno il filo della mia spada. Sto ordinato di eliminare i banditi che si nascondono nel pantano. Non sembra una missione difficile. Moriremo tutti. Moriremo tutti. E loro sono livello 1 e non hanno questo, quindi io so più figo. Raga, comunque. Oh, oddio, già uno si è perso? Si è perso? Era Apollo. No, scusatemi, eh. Allora, o io sto male. Devo cominciare a portare gli occhiali. Sempre pronto. O quell'uomo è sparito. Lottare e vincere. È stato tipo risucchiato dal pantano. Sempre pronto. Lottare e vincere. Allora, o ha disertato o è sparito. Lottare e io, e per preoccuparmi di quel tipo, ho perso di vista gli altri. Sempre pronto. Vinceremo la battaglia. E vabbè. Sempre pronto. Sta campagna dedicata alla solitudine. Per Apollo. Proveranno il filo della mia. Oh, si combatte? Vinceremo la battaglia. Questi sono rimasti in due. Sempre. Anzi, in tre. Vai, ragazzi, siamo forti in quattro. Sempre pronto.
Ma poi tanti cari saluti al concetto di legione romana. Andiamo ognuno per i cacchi suoi sparpagliati. E qua moriamo. Raga. Raga, è stato bello far finta di essere vostro amico, ma... dovremmo attaccare tutti lo stesso bersaglio. Invece state facendo tutti gli egoisti. Vabbè, attacco io il tuo stesso bersaglio allora. Vai. Di avere la vittoria e essere uniti. Vedi, lui è morto perché ha fatto il cretino. Tu vivrai. Tu sopravviverai, sei un legionario. Attacchiamo il stesso bersaglio, non morirai. Non morirai. Oddio, è morto. E sono più figo? Ok. Vabbè. Momento tragico. Lottare e vincere per Apollo. Lottare e vincere per Apollo. Oggi abbiamo perso sempre pronto dei valorosi soldati. Troveranno il filo della mia. Ok, comunque l'ho fatto l'obiettivo, scusa. Non sembra una missione difficile, infatti sono morti tutti tranne me. Vinceremo la battaglia. Proveranno il filo della mia spada. Per Apollo. Proveranno il filo della mia spada. No. Vinceremo la battaglia. Questo non era scritto. Lottare e vincere. Sempre pronto. Vinceremo la battaglia. Proveranno il filo della mia spada. Che livello sono questi? Livello 2. Cazzo, no, non ce la posso fare nemmeno mai. Ma sono anche più veloci di me, perché? Sempre pronto. Non c'è nulla di disonorevole nello scappare come dei vigliacchi codardi. Senza onore. Vinceremo la battaglia. Morto? Vabbè, questa cosa è bullshit che i guerrieri sono più veloci dei legionari. Aiuto. Vabbè, ho raggiunto i miei compagni d'arma nell'aldilà. Sgambetteremo assieme per i campi Elisi. Porca miseria. Sto gioco non lo so. Oh, ripeto, sarà perché non l'ho mai fatto, ma mi sta dando un senso di impotenza atroce. Quante volte sono morto fino ad ora? Vinceremo la battaglia. Vinceremo la battaglia, non lo so. Lottare e vincere. Sempre pronto. Proveranno il filo della mia spada. Comunque lo ripeto, la causa di questa disfatta è il fatto che ognuno va per i cazzi suoi. Cioè qui è facile, grazie, attaccano tutti il stesso bersaglio. Proveranno il filo della mia spada. Invece in questo scontro, quando davvero è necessario concentrarsi sullo stesso bersaglio, non fanno un cazzo. Lottare e vincere. Sempre pronto. Proveranno il filo della mia spada. Comunque è abbastanza sempre considerevole che quattro legionari riescano. Cade tutti lo stesso bersaglio. Vinceremo la battaglia. Vedete, loro hanno capito tutto. Stanno attaccando in quattro lo stesso legionario. Ok, è morto. Ora lui. Ora lui. Vinceremo la battaglia. Proveranno il filo della testa. Dai, stavolta ti salvi, amico mio. Minchia, stavolta vi salva tutti e due. Porca miseria. Oh, regala gang del bosco. Oh, e come siete seri, oh. Siamo scampati alla morte, tipo, boh. Ok, ce l'ho fatta. Sparito pure l'obiettivo. Proveranno il filo della mia spada. Devo tornare all'accampamento o... e vincere. Sempre pronto. Sto tenendo d'occhio. Ho
forse sarebbe più corretto dire sto tenendo d'orecchio le musiche di questo Imperium, perché per me l'audio è sempre un elemento importantissimo dei giochi. Ed Imperium, le guerre puniche e le grandi battaglie di Roma, ma soprattutto le guerre puniche, proprio è un gioco che ha il vanto del buon audio. Proveranno il filo della mia spada. Vedremo se questo Imperium sarà all'altezza. Vincere. Non dovresti essere alla ricerca dei banditi? Ma allora sei scemo. Ok, allora forse uno deve sconfiggere anche gli altri. Tipo quei due che erano sbucati qui. Beh, loro tipo sono soddisfatti delle loro prestazioni. Dice tanto a me lo stipendio mo danno, cazzo me ne frega. Lottare e vincere. Proveranno il filo della mia spada. Sempre pronto. Vinceremo la battaglia. Sempre pronto. Lottare e vincere. Vinceremo la battaglia. Proveranno il filo della pista. Sì, voi tranquilli, non vi scomodate. Non disturberanno più nessuno, ora devi solo tornare ad Azia e riferire ai tuoi superiori l'esito della missione. Per Apollo. L'esito della missione è... Due sono morti. Allora, uno è sparito qua perché non lo so. Non lo so, la natura l'ha richiamato a sé. E un pirla o due sono morti perché ognuno attaccava chi cazzo voleva. Quindi la missione è stata un successo, ma a vostro onore io licenzierei un paio di legionari, perché non c'è disciplina in questo gruppo, signor Cornelio. Sempre pronto. Proveranno il filo della mia spada. Non c'è male per essere un principiante. Ora fai attenzione. Così, il rimpiazzo, subito. Non c'è male, ma non abbiamo ancora finito. Alcuni banditi sono scappati e si nascondono vicino al fiume. Darò un cavallo per recarti nei villaggi vicini e scoprire il loro nascondiglio. Quando l'avrai fatto, torna qui. Ti prego, dimmi che il cavallo... Sì! Mi ha dato davvero un cavallo, non era uno scherzo. Ok, dove devo andare? Sembra che alcuni banditi siano riusciti a scappare e che ora si nascondino da qualche parte. Il tuo comandante non sa dove si trovino, quindi non hai altra scelta che chiedere informazioni nei villaggi vicini. Villaggi vicini uguale tipo qua. È ora di avanzare. Sicuramente questa campagna... Sì, è comunque una campagna. È molto diversa da tutte le altre che ho fatto negli altri Imperium. Molto strana. Mi ricorda un po' quella di... fatta con Annibale quando uno arriva... quando uno passa le Alpi Galliche. Che c'è tutto quell'insieme di villaggi e devi fare quelle quest per fare tutti contenti. Mi ricorda un po' quello, perché non ci sono battaglie significative. Devi andare di qua, di là. Cioè,
parlando proprio per il gioco, fino ad ora è un pochettino noioso, ad essere sinceri, perché sono abituato a ben altre esperienze con gli Imperium, quindi sta robettina è un pochettino noiosetta. Però è stato molto divertente invece, non lo so, cioè dal punto di vista del gameplay nudo e crudo un po' noiosetto, però per come è stato, non lo so, tipo le frecce di sto cretino e tutto quanto, è stato simpatico. Sì, mio signore. Fuori dai piedi, contadino, confessa traditora. Quale sarebbe il metodo migliore? Che cacchio sarebbe? Sono un amico di Larax, il grande eroe Gallo. È assolutamente necessario che io trovi il covo dei banditi per poter parlare con lui. Un amico di Larax? Le dirò tutto ciò che so, nobile signore. Cioè, insomma, si è finto un gallo per sapere dove sono. C'è una vecchia casa abbandonata verso sud, molto vicina al lago. Per quanto ne so, è proprio il posto che stai cercando. Quindi comunque questo tipo lo dovremmo far impiccare per tradimento. Scusa, però che ha detto? Aspetta, ha detto a sud. Pronto per la battaglia. Te l'ho già detto. A casa verso sud, sì, buon uomo, mi scusi, sono un tipo... Avanti! Problemi d'orecchi. Pronto per la battaglia! Mi batterò fino alla morte. Ora di avanzare. Verso sud? Avanti! Pronto per la battaglia! Mi batterò Sento fino alla morte. Devono essere i banditi che cerco. Sarà meglio che torni ad Azia a fare rapporto. Bravo, furbo. Mi batterò fino ingaggiare alla scontri che non sei in grado di vincere. Che Marte ci guidi. È ora di avanzare. Sembra un po' un grosso apprendistato comunque questa campagna più che altro. Non lo so, vedremo. Non dovresti. Dovresti che? Ho trovato il covo, signore. Si trova vicino a Didix. Cosa? Convocherò tutti gli uomini disponibili. Dobbiamo partire subito. Portaci lì. E spero per il tuo bene che non sia uno scherzo. Ah, perché li ha legati a lui. Minchia. Questo sì che è addestramento rapido. E devo guidarli, tipo? Non ci sono obiettivi, niente, ho finito il gioco, apposta, addio. Che vuol dire? Ah, mi seguo. Alla morte. Okay. Che Marte ci guidi. Avanti. Vabbè, loro vanno comunque più lenti, quindi. È ora di avanzare. Pronto per la battaglia. È ora di avanzare. Senti, Cornelio, io ho un'idea. Tu sali in groppa al cavallo, io divento eroe e guido i soldati. Mi batterò fino alla morte. È ora di avanzare. Mi batterò fino alla morte. Pronto per la battaglia. Avanti. Dai, menamoli. È ora di avanzare. Mi batterò fino alla morte. Che Marte ci guidi. Mi batterò fino alla morte. Che Marte ci guidi. Questo chi cazzo è, scusatemi? Mo fa manco cliccare. Così si allontana. Grazie al formidabile servizio che ci hai fornito nelle tue ultime missioni, hai diritto ad alcuni giorni di licenza. Nei tuoi momenti liberi potrai fare quello che vorrai. Ma se hai bisogno di soldi, ti consiglio di andare a parlare con il capo delle carovane vicino al forte. In marcia, soldato! Scusami. L'ordine... Raga, ma come funziona st'Imperium? Non sto capendo, perché sembra molto strano. Da un lato mi sembra di stare dentro un grande apprendistato. E dall'altro non dovrebbe esserlo, perché è una campagna, palesemente. Fabio Agrippa, bla bla bla.
Sembra che si possa accumulare un bel gruzzoletto scortando carovane. L'ordine segreto dei sacerdoti si occupa di evitare problemi all'interno dell'impero. Sarà un grande onore essere al suo servizio. Bah. È ora di avanzare. Mi batterò fino alla morte. Che Marte ci guidi. Mi batterò fino alla morte. È ora di avanzare. Ti ho osservato, ragazzi. Penso che potresti diventare qualcuno. Ma io mi chiamo già qualcuno. Guardia speciale dell'imperatore. Guardia speciale dell'imperatore sarebbe il pretoriano. Quindi sì, signore. Devi sapere che siamo un'organizzazione che costituisce ancora un mistero per molti romani. Vabbè, gli Illuminati. Ma nonostante questo è molto rispettata. La tua nuova situazione non ti conferisce nessuna autorità speciale e devi obbedire agli ordini che noi ti impartiremo. Ecco gli ordini. Sappiamo che a Ranekir si nasconde un criminale molto pericoloso. Lo vogliamo eliminare, ma senza scandalo. Non ti deve vedere nessuno nel villaggio. Dovrai arrivare lì ed eliminare la persona vestita e a te. Ora vai, torna quando avrai portato a tempo. Ma che è diventato Assassin's Creed? Un traditore, devi eliminarlo. Andiamo. Avanti. Per la battaglia! Che Marte ci guidi! Pronto per la battaglia! Che Marte ci guidi! Pronto per la battaglia! Che Marte ci guidi! So cosa vuoi fare, ma mi dispiace doverti dire che i miei arcieri hanno una vista di falco. Forse però qualche moneta d'oro basterebbe ad annebbiare la loro vista. Penso che 20 monete potrebbero essere sufficienti, più una piccola somma per il disturbo, naturalmente. D'accordo, portami 200 monete d'oro e farò in modo di farti incontrare con il tuo... Che più altro vorrei sapere come cazzo fa questo tipo a sapere che io devo ammazzare quell'altro tipo. Quindi prima devo fare questo discorso della carovana, per forza. Comunque, sono in gioco quasi da un'ora e la mappa praticamente ancora tutta coperta. Che mi fa sospettare che questa campagna si svilupperà tutta qui. Ehi ragazzo, vuoi guadagnarti qualche moneta? Sai che di questi tempi è molto probabile che cerchino di attaccare la carovana. Perciò sono disposto a pagare molto bene chiunque protegga i miei preziosi muli. Sembra interessante. Dammi altri dettagli. Benissimo. Devi sapere che ci deve essere sempre un uomo armato per ogni mulo. Due se trasporta oro. La tua missione consiste nell'accertarti di non perdere neanche un mulo. La tua paga dipenderà dal numero di muli che riusciranno ad arrivare al forte. 5 monete per ogni mulo che trasporta viveri e 50 per ogni mulo che trasporta oro. Ricorda comunque che il viaggio è pericoloso e che a volte i banditi riescono a portarsi via tutto il carico. Ma se vuoi lavorare per me, devi solo dirlo. Cioè, questo si fida, così io magari prendo il mulo e me ne scappo per sempre, lui... Vabbè. Benissimo. Segui il sentiero dell'est fino a una grande colonna. Lì troverai i muli. Se li porti fin qui e arrivano in buone condizioni, ti ricompenserò. Va bene. Dato che sei un cittadino romano, ti regalerò un mulo per poter caricare l'oro che guadagni. Non lo perdere. Sì. Sono molto perplesso di come tutta sta faccenda sta andando. Che Marte ci guidi, pronto per la battaglia. Aspetta, tu per ora rimani qua perché non mi serve. Avanzare. Mi batterò fino alla morte. Pronto per la battaglia.
Che Marte ci guidi! Pronto per la battaglia! Minchia! Che Marte ci guidi! Vabbè, sono solo 600 pezzi d'oro. Pronto per la battaglia! Pareva chissà che. Che Marte ci guidi! È ora di avanzare. Mi batterò fino alla morte. Ragazzi, attaccate tutti allo stesso tipo, non fate errore in quei legionari. È ora di avanzare. Vabbè, morti tutti per sempre. Fino alla morte. Sto scendendo a cavallo. Mi batterò fino alla morte. Chia, oh, cioè, però scusami. Oh, ah, mi siete selezionato, fantastico. Non capisco. Non capisco. Cioè, a parte che... cioè, fare questa battaglia è difficile. C'erano ancora tre guerrieri con Ascia ed erano praticamente a vita piena. Io non posso controllare le altre unità e dirgli attaccate tutti allo stesso bersaglio. Quindi davvero non potevo avere un impatto maggiore su quello scontro. Quindi non capisco cosa avrei dovuto fare. E poi, boh, lo so, non mi convince questa modalità. Se si può chiamare modalità, non lo so. È strana come campagna. Sembra, lo ripeto per la terza volta, un grandissimo apprendistato. E sì, è stato divertente. Pavonius, il Mortacci 2, il reclutamento e tutto. Però sta durando troppo questa fase. Non ho idea se è normale che è stato progettato così intenzionalmente. O forse c'entra il fatto che questo Imperium, ripeto, è uscito come primo. E fu una specie di test, forse, se vogliamo, per Imperium le guerre puniche. Quindi forse dipende da questo. Però mi sono un po' rotto. Sarò sincero. Come sempre, del resto. Quindi niente, no, non è un rage quit, per carità, ci mancherebbe altro, per questa cosa, come sono morto. È che non mi sta prendendo questa campagna. Proverò quella di Larax, magari sarà più incentrata sul combattimento, sarà più interessante. Attenzione, magari questa qui più avanti diventa fantastica, ma è una noia al momento. E non credo di voler continuare per scoprire come diventerà. Quindi per ora mi fermo qui. E forse continuerò questa qui fuori camera e poi ci ritornerò più avanti. O proverò quella di Larax, cioè quella dei galli. Non lo so, lo vedremo. In ogni caso, per ora mi prendo una pausa.